Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui con questa giornata fredda, però è venuto fuori il sole, questo penso che sia di buon auspicio rispetto alle previsioni. E iniziamo questa giornata di discussione, di contributi, spero che tutti voi possiate fornirne. E adesso insomma diamo la parola al moderatore. Grazie, buongiorno. Alghero è stata definita la porta d'oro del turismo. Oggi forse questo non lo è più, dovremmo chiederci perché. Uno dei motivi forti è che l'autenticità di Alghero, che è il primo motore del turismo, si è un po' forse appannata. Sappiamo che la spiaggia e il mare sono degli attrattori forti, sono il punto di forza assoluto di Alghero, o forse lo erano. Le spiagge si stanno ritirando ed è un fenomeno certamente in parte naturale, ma è anche il risultato del dissesto, della gestione non corretta, non ragionata del nostro territorio. E il mare di Alghero è un sogno, è bellissimo, però abbiamo avuto il dolore di vedere quest'estate e anche l'estate precedente la marea gialla, e anche questo non è un fenomeno naturale, è un fenomeno procurato dall'uomo, procurato dalla mancanza di attenzione e anche a volte un po' dall'arroganza. Una domanda che penso ognuno di noi si fa come genitore oggi e come giovane che cerca di capire in quale direzione orientare la propria vita. Che cosa offre Alghero ai giovani? Quale futuro si sta costruendo per i giovani ad Alghero? Quale futuro per evitare un'emigrazione di massa? Moltissimi vostri amici sono andati via, parlo ai ragazzi. Per alcuni di questi, ne abbiamo parlato anche ieri, è un grande dolore, non è una scelta. Se è una scelta va bene, ma se è un atto, l'ultimo atto che possiamo fare per cercare di trovare una strada, allora questo non va bene, non è più una scelta, è una costrizione. È ancora possibile vivere ad Alghero? È possibile costruirsi casa, mettere su famiglia? O dobbiamo tutti, con tutto il rispetto per i nostri vicini, trasferirci a Olmedo e a Uri? Perché le case ad Alghero non ci si può permettere di comprarle e spesso nemmeno di affittarle, perché gli affitti sono saliti a livelli inaccettabili. E questa città, il futuro che noi vogliamo di questa città, può contemplare l'espulsione dei suoi abitanti? Perché è questo che sta succedendo. E questo che è accaduto in molte città turistiche. Sono diventate delle Disneyland. Qui purtroppo non è che sia proprio una Disneyland allegrissima. Si va via. Chi rimane? Rimangono case vuote, rimangono turisti che possono pagarsi gli affitti di un mese d'estate, e i proprietari lasciano le case vuote pur di guadagnare poi quei soldini, o molti o pochi, insomma, nei mesi di luglio-agosto. E infine, la domanda più importante: da che cosa dipende tutto questo? Non è un caso, a mio avviso non è un caso. Dipende anche da scelte politiche che io ritengo sbagliate, e al di là di ciò che io ritengo, che certamente non stanno producendo benessere, serenità, un senso di comunità forte. Spesso si utilizza un alibi, quello della crisi economica, no? Allora la colpa non è di nessuno, la colpa è dei mutui subprime americani, la colpa è del governo centrale, che sicuramente ha responsabilità, la colpa è della regione, ma esiste anche una responsabilità a livello locale. Un passaggio chiave per migliorare le condizioni, la realtà che noi viviamo, è quella che è quello che prevede che ognuno di noi si prenda le sue responsabilità.
e certamente la politica non può essere l'ultima a prendersele, scaricando il barile costantemente su ragioni esterne. Quindi tutto quello che noi vediamo intorno, parlo di quello che non ci piace, perché naturalmente Alghero ha mantenuto aspetti meravigliosi dei quali tutti noi godiamo, e non per nostri meriti o per meriti di chi ci amministra o ci ha amministrato. Al di là delle cose belle, quello che noi vediamo che non ci piace non è uno scherzo del destino, è il risultato di azioni scelte, a mio avviso spesso scellerate, che ci hanno portato in questa situazione. Quindi è necessario iniziare a ripensare la città, iniziare a ripensare che il destino della città, che poi è il destino di ogni cittadino, di ognuno di noi, dipende dalla nostra coscienza, dalla nostra convinzione del fatto che sia materia che ci riguarda direttamente. Quello che avviene non è il frutto soltanto di una delega sbagliata data in un certo momento, che è quello elettorale, ma è anche data dal fatto che noi non ci riteniamo dei cittadini con un potere in mano, e invece ce l'abbiamo. Ci rende impotenti il fatto di non esercitarlo. Questa è una cosa da cambiare radicalmente, cambiarla non soltanto nei proclami naturalmente, ma cambiarla nei fatti, nei nostri comportamenti di tutti i giorni, che non sono solo quelli elettorali. Un aspetto davvero sgradevole che spesso ci occorre incontrare è la mancanza di decoro urbano. Vado alle cose più banali, dalle cicche per terra, al non rispetto delle regole circa la raccolta differenziata, o il momento in cui lasciamo il sacchetto di immondezza dove non dobbiamo lasciarlo, cose minime se volete, che però danno il senso un po' dell'abbandono. E poi ancora, di chi è la città? La città è di chi ha il potere in mano, di chi ha i soldi, di chi promette ed elargisce lavoro, oppure dei suoi abitanti. Le risorse sulle quali pochi diciamo imprenditori importanti danno lavoro sono ricchezze di tutti, non sono ricchezze dei singoli, sono fondamentalmente costruite sui beni comuni. Una spiaggia non appartiene a un albergatore, una spiaggia è della città. Se la città ne consente l'uso riservato, sta donando un pezzo di sé. Questo pezzo come ritorna? A chi devono ritornare le risorse? A chi devono ritornare i benefici? Ai 40.000 abitanti, non a pochi signorotti. Dobbiamo quindi ricostruire in primo luogo la comunità, il senso di cittadinanza, la nostra consapevolezza del potere che abbiamo come cittadini. Dopo questo, e intorno a questo, poi possiamo ricostruire insieme la città. Abbiamo, secondo me, un'enorme responsabilità oggi qui in questa sala, oggi nei prossimi giorni, oggi nelle settimane che verranno, fino alle elezioni e assolutamente davvero dopo le elezioni. Abbiamo la responsabilità di capire ciò che dipende da noi, abbiamo la responsabilità di smetterla di attribuire agli altri le cose che non funzionano, abbiamo la responsabilità di scegliere con coscienza, con consapevolezza, in modo che sia utile a noi e ai nostri figli, a quelli che verranno. La città, ci dicono da qualche parte, che è cresciuta, sono state realizzate molte opere pubbliche. Molte di queste opere pubbliche sono state pensate tanti anni fa anche dalla giunta di Carlo Secchi, che io ricordo con piacere perché davvero è stato un momento emozionante e forte di costruzione di un'idea di città che negli anni successivi si è gradatamente, inesorabilmente persa e va recuperata.
Serve un cambio di passo, serve la necessità di rimettere al centro delle nostre riflessioni le persone. E tra le persone, in primo luogo le persone più deboli. Oggi davvero non si sa più che cosa scegliere, nel senso che la debolezza è qualcosa di piuttosto diffuso. Anche quelle che con un brutto termine si chiamavano classi sociali, insomma, per me è brutto, si pensavano al sicuro, oggi non lo sono più, subiscono gravemente la crisi. Ma tra queste ci sono delle persone che hanno maggiori necessità, ci sono i bambini, ci sono i disabili, ci sono i giovani che non rappresentano più, non, sembrano non rappresentare più una risorsa, ma sembrano diventati un peso. Sono a carico di nonni, zii, pensionati e non riescono a esprimere la loro forza, la loro capacità di reinventarlo questo futuro che è nelle loro mani. Tutto questo va cambiato. La nostra scelta rosa deriva da una consapevolezza sulla persona e sulla donna. Le donne hanno delle caratteristiche importanti in politica, oltre che nella vita. Portano la concretezza, si lasciano trasportare poco da giochi, da discorsi, da posizioni di potere da difendere. Sono abituate a essere concrete, a mettere insieme il pranzo e la cena con quello che hanno per i loro figli, a confrontarsi con i problemi di tutti i giorni, mentre spesso noi uomini magari facciamo ragionamenti vasti e poco pratici. Hanno ancora la capacità di osservare le piccole cose, i dettagli. I dettagli però non sono qualcosa così di minimo, sono ciò su cui si costruiscono le grandi cose, e l'attenzione a ogni singolo passo che poi ci consente di arrivare a un risultato di cui essere orgogliosi. Hanno una capacità ancora importante, sono capaci di rimanere ferme nei momenti difficili, di dare forza e coraggio nei momenti in cui ci si sente un po' sconfortati. Questa loro capacità l'hanno costruita nel tempo, l'hanno costruita affrontando anche delle difficoltà specifiche di genere. La difficoltà ad affermarsi sul lavoro. Oggi le donne ottengono risultati importanti a livello di studi, di percorsi accademici, ma spesso hanno difficoltà ad arrivare alle posizioni più alte. Perché? Ma perché sì, perché stiamo ancora in una società che per certi aspetti lo è maschilista, e quindi una donna deve fare più fatica per riuscire a far capire quanto è brava. Oggi abbiamo una donna che ha fatto, secondo me in parte, un piccolo grande miracolo. È riuscita a unire tutta la sinistra, è riuscita a superare il lecito, corretto, comprensibile desiderio di visibilità dei singoli movimenti e partiti per unirli all'interno di un'idea comune. Questo percorso di unità è nato, come sapete, già da parecchio tempo all'interno anche di un movimento al quale i partiti hanno aderito, che è quello del buon governo. Un movimento che è stato forte, ma è stato forte non soltanto per i meriti di alcuni, ma per il fatto che è stato sostenuto da tutti i movimenti della sinistra, non dal PD. Ma da tutti i movimenti della sinistra, sì. E questo movimento aveva l'obiettivo di arrivare all'unità. L'unità è stata raggiunta, e questo è un grande risultato. Parte di questo movimento però ha ritenuto, una volta visto il risultato raggiunto, di procedere in maniera diversa. Ne prendiamo atto, ma questo comporta per noi un impegno in più. La sfida non è certo in discesa,
richiede un moltiplicarsi dei nostri sforzi, una convinzione ancora più forte, nella certezza che Rosa saprà prendere il meglio dell'esperienza che è stata elaborata in tutto questo tempo e saprà portarla in termini di valori all'interno dell'amministrazione, perché l'amministrazione pubblica non è fatta soltanto di pratiche, di adempimenti, ma per funzionare per i cittadini è fatta anche di valori che guidano le scelte. Questi valori io sono convinto che Rosa li possieda e che sarà capace di rappresentarli per tutti noi. Grazie. Allora, una piccola informazione di servizio e dopodiché partiamo con gli interventi. Ognuno di voi ha ricevuto all'ingresso un foglio rosa come questo. All'interno di questo, in questo foglio avete ricevuto anche una penna, perché siamo previdenti. Su questo foglio voi potete annotare quello che volete. Una domanda per Rosa, una domanda per Massimo, un suggerimento, uno spunto, una critica, un'idea. Questo foglio io vi chiedo di compilarlo mentre ci saranno i primi interventi, i primi 5 interventi. I vostri suggerimenti arriveranno al palco, ne leggeremo alcuni, ne sintetizzeremo altri e li utilizzeremo nella nostra discussione. Al di là della possibilità di raccogliere gli interventi ora, questi potranno essere pubblicati sul sito e saranno certamente una ricchezza grande per le riflessioni che verranno portate avanti di seguito. Adesso chiamiamo sul palco Marco Mura. Buongiorno a tutti, c'è un po' di gente per dire che è domenica mattina e fa anche abbastanza freddo. Buongiorno appunto, io sono Marco Mura, per chi non mi conoscesse, ho l'onore di coordinare la Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani di Alghero. Perché un giovane di 20 anni come me dovrebbe decidere di sostenere Rosa al Carto? Le risposte sono tante e tutte hanno una motivazione più che valida. Durante le riunioni che ho avuto con Rosa in vari incontri ho avuto modo di porle delle domande e ricevere delle risposte piuttosto chiare. Gli ho chiesto, per esempio, non so se qualcuno di voi ha avuto bisogno di servirsi del centro di salute mentale di Alghero. Inizialmente il progetto prevedeva che fosse aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo tale che le persone che avevano bisogno di servirsi di questo importante strumento potessero appunto accedervi. Benissimo. A causa dei fondi sempre più ridotti e a causa dei tagli fatti dalla giunta di centrodestra regionale guidata da Ugo Capellacci, che io non ho votato, giusto per chiarire, anche perché sostenevo solo Enrico Pinorelli, proprio votato solo, ed Elia Sfatta consigliere, giusto per chiarire. Ho chiesto a Rosa se lei, nel caso in cui dovesse venire eletta, si impegnerà affinché i fondi per il CSM si riescano ad ottenere e a fare in modo che il centro di salute mentale sia aperto tutti i giorni. La sua risposta, appunto, come dicevo, è stata chiara. Il centro di salute mentale non dipende dal comune, dipende dalla regione. Giusto? Ok. Però lei ha detto che il comune può impegnarsi per fare in modo che queste cose avvengano. E io penso che questa sia già una cosa piuttosto importante. Un'altra battaglia sempre connessa alle disabilità è quella sulla 162. La 162 è quella legge che consente
ai genitori di figli portatori di handicap di poter assumere delle persone che si occupino dei loro figli. E sempre a causa, lo devo dire, della giunta è arrivato Massimo, lo salutiamo con dicevo, un'altra battaglia è quella sulla 162, la legge che consente di assumere personale perché si occupi dei figli portatori di handicap. Benissimo, la giunta Cappellacci ha tagliato drasticamente sempre di più i fondi per pagare appunto questo personale e quindi le famiglie si vedono costrette o a licenziare le persone che si occupano dei loro figli o a pagarli di meno o addirittura ad assumerli in nero costringendoli a vivere nell'illegalità, una cosa bruttissima, obbligare le famiglie ad assumere persone in nero o a pagarli una miseria. C'è gente che guadagna 4.000 euro all'anno. Io mi chiedo come può fare una persona con 4.000 euro all'anno a realizzarsi. È una miseria, una schifezza. Ma come se non bastasse appunto la riduzione dei fondi per l'accesso 62, l'amministrazione comunale di Alghero, guidata da Marco Tette, si è resa responsabile di un'altra grave cosa. Quei fondi che venivano stanziati venivano erogati e dati alle famiglie con gravissimo ritardo, obbligando nuovamente le famiglie o ad anticipare i soldi per il personale o a pagarli in ritardo. E quindi costringendo quelle persone, quei dipendenti, a non avere i soldi per poter sopravvivere quel mese. E dico sopravvivere non a caso, perché con 300 euro al mese uno sopravvive, non vive. E cosa può fare appunto l'amministrazione comunale, che spero sia guidata da Rosa Carlo? Può essere più incisiva presso la regione ed erogare possibilmente i fondi e se quei fondi non ci sono magari anticiparli. Magari facciamo una piazzetta in meno ma garantiamo un servizio ai disabili, che penso sia un po' più importante di avere la fontana subacquea in piazza civica. Un'altra battaglia importante che dobbiamo fare è quella sull'abbandono scolastico. La scuola è il nucleo, è il centro, sono le fondamenta della nostra società e della nostra città. E se non si parte da lì, da dove si deve partire? Dovremmo fare in modo che le scuole rimangano aperte anche di pomeriggio, magari con attività di svago, non soltanto di ripasso e studio. La scuola come laboratorio culturale. E per fare questo ovviamente servono i fondi, servono i soldi e dovremmo impegnarci a trovarli. In qualche modo ce la faremo sicuramente, come dicevo, facciamo una mezzetta in meno e garantiamo i fondi per far andare avanti le scuole, per garantire i corsi di recupero. Se non li può garantire la regione, li garantiamo noi in qualche modo. Se non li può garantire lo Stato, cerchiamo di fare qualcosa noi. L'amministrazione deve fare un'altra cosa che credo sia importante: tenere un tavolo di discussione aperto con tutti, con tutte le associazioni studentesche di giovani e con i rappresentanti di istituto, un dialogo continuo. Non so, veniva citata più volte una consulta giovanile. Io penso che possa essere una buona proposta la consulta giovanile. Ma l'amministrazione non deve soltanto dialogare con gli studenti e con i giovani. Marco, ma anche diciamo. Ma anche c'è chi interverrà più brevemente di me, speriamo così.
Dicevo, bisogna dialogare anche con i comitati di quartiere e le varie associazioni di volontariato. Un'altra cosa, e con questa credo di essere in sintonia con Rosa, l'amministrazione comunale futura dovrà essere un'amministrazione laica che rispetti tutte le confessioni religiose, e penso che sia arrivata l'ora che anche Alghero si doti di un registro per le unioni civili, sia per le comunità eterosessuali sia per le unioni civili. E guardate, questa cosa dei diritti civili, delle unioni civili, non è una battaglia che riguarda soltanto gli omosessuali, guarda anche gli eterosessuali, perché se la coppia viene riconosciuta legalmente può avere dei diritti, e siccome io per mia cultura politica i diritti sono tali se sono di tutti, perché altrimenti li chiamo privilegi, penso che questa sia una battaglia importante. E oltre al registro delle unioni civili dovremmo fare una campagna contro l'omofobia, con educazione, con campagne informative all'interno delle scuole. Per una volta la scuola e l'educazione come elemento fondante di una società progredita e civile. E per fare questo deve essere chiaro, col terzo polo queste cose non si fanno, va chiarito, perché sappiamo quali sono le loro logiche. Mi avvio a concludere, così non faccio arrabbiare Andrea. Dobbiamo fare una battaglia contro il clientelismo, perché non è possibile che una persona, per riuscire ad arrivare alla fine del mese, debba essere costretta a vendere la propria dignità in cambio di un voto per ottenere il lavoro. È una cosa vergognosa, ma non soltanto per chi si vede costretto a fare questa cosa qui perché deve mantenere i figli, ma per il politico che ha il coraggio di andare a chiedere voti in cambio di un lavoro. Il lavoro nella mia cultura politica, ma anche nella Costituzione italiana, è un diritto, non è un favore o una merce da dare in scambio. Anche perché poi si rimane sotto le logiche di ricatto di qualche personaggio poco raccomandabile o incapace. Anche perché poi magari il lavoro te lo danno, però magari te lo danno per 4 mesi, poi ti licenziano e ti dicono vabbè, tanto c'è la disoccupazione, però la disoccupazione dopo finisce, e dopo la disoccupazione cosa ci sono? Ci sono altre elezioni e nuove escort politici che ti chiedono il voto. Grazie Marco, grazie. Io penso che con Rosa queste cose potremmo tenerle, quindi vi invito il 12 febbraio ad andare a votare Rosa. Adesso parlerà Francesca Iacono. Che invito a rimanere all'interno dei 3-4 minuti, grazie. Salve, sono Francesca, ho 19 anni, sono nella FGC di Marco, però sono estremamente più breve. Essenzialmente sono qui solo per dire che credo nel progetto di Rosa, perché il progetto di Rosa ha una novità che è centrale, ed è l'attenzione alle fasce più deboli della popolazione, un'attenzione vera, genuina e consapevole, perché una comunità può andare avanti solo se anche il suo membro più sfigato davvero ha la chance di realizzarsi e di farcela. Perché io, dalla maratona che ci dicono che Marco ha fatto correre alla città, sono stata tagliata fuori. E come me, la mia famiglia è tantissime famiglie, quindi davvero, come dice lo slogan, una corsa è utile se si arriva tutti insieme al traguardo. Se no abbiamo un vincitore, che è sempre il solito vincitore, e tutti gli altri sono perdenti, e perdenti rimaniamo. E quindi, anche se il mio sono era come un discorso vecchio, perché davvero sono tematiche che sono state già trattate molto meglio di me 45 anni fa in una scuola di campagna sperduta come Barbiana, per esempio, ma davvero, che
credo che ci siano delle idee che non invecchiano mai, anzi, il tempo gli dà solo ragione. In particolare pensavo alla scuola, all'idea della scuola come momento imprescindibile di crescita dell'individuo e come mezzo più potente di qualsiasi altro di liberazione. Liberazione dalle pastoie dell'educazione di genere, ma dalle pastoie di un retaggio sociale pesante, quindi di una povertà familiare, per esempio, di un disagio diffuso. Una scuola, cioè, e non voglio neanche parlare dei licei aghiresi, lo sappiamo, il classico si regge in piedi per grazia divina e ormai abbiamo tutti imparato a convivere con muratori ed esercizi. Lo scientifico è fatto letteralmente di questa pezza, cioè, il tutto ultimamente è stato anche condito da un progressivo svuotamento degli indirizzi sperimentali e da una mancanza di fondi che in questi anni è assoluta ed è totalmente nuova. Chiaramente parlo del coronamento, un processo che era già in atto dovuto al decreto Gelmini, ma davvero non ne voglio parlare perché credo che qua, che l'abbandono in cui versano le nostre scuole sia stato responsabilità diretta di un governo regionale miope, assente, e di un governo centrale che al contrario ci vede anche troppo bene. Cioè davvero ha una visione talmente lunga da avere paura e da conoscere il pericolo che rappresenta per un ordine sociale così iniquo una cittadinanza attiva e ben istruita. Che porta Rosa Salghiero, di cui si è fatta bandiera, una visione che riguarda principalmente la scuola dell'obbligo in questo caso. Una scuola che deve essere per la prima volta aperta al territorio di cui fa parte, partecipe. Una scuola che non sia il tempio della cultura dominante, ma un'esperienza totalizzante e positiva, di integrazione e crescita. Perché le eccellenze di cui abbiamo un disperato bisogno per sopravvivere non nascono dall'oggi al domani già pronte alla maturità, ma si creano soprattutto durante gli anni delle elementari e delle medie, ed è una cosa assolutamente sottovalutata nel nostro sistema. Solo alle elementari e alle medie, oltre alle capacità base ovviamente, si possono trasmettere l'amore per la legalità, intesa come insieme di regole funzionali, cioè dimostrare che le regole funzionano, perché lì dentro funzionano e danno dei risultati concreti. E poi ovviamente è l'unico luogo dove davvero il figlio di un tossico è uguale al figlio di qualsiasi dottore, di qualsiasi luminare. E soprattutto abbiamo avuto un'amministrazione che non ha saputo sfruttare la risorsa che è la scuola. E un'amministrazione nuova dovrebbe riaffermare il suo ruolo, non permettere che il destino della città sia in mano a pochi maestri e pochi professori coraggiosi che sbattono continuamente contro muri di gomma che sono la povertà endemica del sistema, la povertà strutturale proprio di questo sistema. Nadia Rondello. Buongiorno a tutti, io sono Nadia Rondello, faccio l'operatrice culturale e quindi per questo volevo parlarvi di quella che dovrà e potrà essere l'offerta culturale della città con Rosa Cardo Sindaco. Perché se si pensa ad una crescita civile di una società e quindi di questo comune, questo è possibile anche attuando una politica culturale efficace. E questo cosa significa? Significa che bisogna riappropriarsi dei luoghi di produzione e realizzazione dell'attività culturale. Nel concreto significa che l'amministrazione e nello specifico l'assessorato alla cultura, che deve tornare a compiere il suo ruolo, deve riappropriarsi di questi luoghi e quindi si deve iniziare a parlare di riqualificazione degli spazi pubblici che sono già esistenti, perché gli spazi in questa città esistono. Come? Pensiamo al Teatro Porte della Maddalena, al Teatro Rina del Liguoro, il Caval Marì, il Cinema Selva, l'Anfiteatro Balaguer, il Teatro Civico, il Cinema, l'ex Cinema di Fertilia. Sono tutti posti che sono stati abbandonati, sono in completo stato di degrado e che invece se fossero attivi e gestiti appropriatamente da cooperative, enti, associazioni di professionisti e volontari che attualmente lavorano sul territorio e lo fanno in maniera seria e competente,
allora forse non ci sarebbe il problema né di grandi risorse economiche da investire per una manutenzione né per la gestione, perché si potrebbe iniziare a parlare di spazi autogestiti, quindi spazi dove la manutenzione è a carico dell'amministrazione, mentre la gestione ordinaria è a carico di queste cooperative o comunque dei soggetti usufruitori, e questo equivarrebbe ad avere degli spazi a disposizione dei cittadini per l'attività ricreativa e aggregativa. Oltre a questo è importante anche, a parer mio e a parer nostro soprattutto, che si crei una rete solida di cooperazione tra gli enti e le associazioni di professionisti, perché in questo modo è possibile mettere in atto un'offerta culturale solida, costante, di qualità, soprattutto ben radicata nel territorio, e quindi che torni a dare anche centralità ai quartieri, alle periferie, alle borgate di questa città che se ne sono completamente dimenticate, e che soprattutto abbia una programmazione annuale, cioè comunicata per tempo, cosa che attualmente non funziona, perché noi abbiamo una programmazione per esempio degli eventi di Capodanno che vengono comunicati, vengono resi pubblici a novembre. Non si può pensare che la gente venga a passare il Capodanno algherese a gennaio se scopre che la programmazione è solamente a novembre, se ci va bene, oppure a dicembre, fine dicembre. La città dovrà diventare un polo museale a cielo aperto se vogliamo che funzioni e che abbia anche un ritorno economico, quindi un polo museale a cielo aperto in continuo movimento al fine di favorire la conoscenza dell'arte attraverso performance ed esposizioni estemporanee nelle piazze del centro e delle periferie, a cura di artisti locali, di studenti, di musicisti e di chiunque voglia esprimere la propria creatività e voglia trovare spazio nella propria città. Non devono mancare le iniziative legate all'identità del territorio, volte alla riscoperta e al consolidamento dell'identità locale che coniugano tradizione e innovazione. E inoltre, se vogliamo che la città torni ad essere anche a misura di visitatore, si devono creare dei servizi affinché questo sia possibile. E quindi, per esempio, un percorso itinerario che mette in collegamento, mediante trasporti e servizi, il centro storico e siti archeologici e monumentali presenti nel territorio limitrofo, perché solamente se si creano dei servizi allora si può far girare in qualche modo anche l'economia. È ovvio che questo dovrà fare i conti con comunque le risorse finanziarie che saranno a disposizione, però è bene anche che la priorità venga messa a disposizione della diffusa e differenziata produzione e offerta territoriale di eventi culturali, perché la politica culturale va intesa anche in chiave economica. Pensiamo al caso di Berchidda: si creano servizi gratuiti, si creano servizi a pagamento ma a prezzi popolari, e soprattutto si crea un'offerta turistica, e in questo caso si potrebbe pensare ad Alghero città turistica non solamente 3 mesi all'anno ma tutto l'anno, cioè considerando Per concludere vorrei anche sottolineare una questione che era già stata trattata e fatta presente dal cantiere sociale nel lontano 2008, e che si tratta appunto della riqualificazione dell'ex cotonificio, che non è stata mai presa in considerazione dall'amministrazione uscente, o meglio quella che è stata mandata a casa, e che invece è un esempio di quella che possiamo definire architettura industriale. Dopo l'abbattimento dell'ex Saica è uno dei pochissimi esempi di architettura industriale. Ecco, pensiamo agli esempi italiani o di città europee, o senza andare troppo lontano al caso di Cagliari. Questi edifici industriali 8-900 sono stati riqualificati, restaurati e trasformati in centri polifunzionali ed espositivi. Pensiamo all'ex MAC, cioè l'ex Matatoio, l'ex Manifattura Tabacchi, l'ex Vetteria di Pirri. Sono tutti grandi spazi espositivi polifunzionali dell'isola, che conservano però la fisionomia architettonica. E allora in questo caso si potrebbe pensare ad un grande centro aggregativo, ricreativo, espositivo nel più grande quartiere di tutta la città, che è quello di Sant'Agostino, per creare appunto, per avere un fermento culturale anche di qualità, con mostre itineranti, e per sfruttare soprattutto l'occasione di riportare gli artigiani in città, perché se si pensa che quello spazio possa essere sfruttato anche per lavoratori artigianali, e quindi di portare in città gli artigiani, i nostri artigiani, anche i pescatori, i falegnani, i ciabattini, tutti quei
mestieri che si stanno perdendo e pensare anche di realizzare dei corsi di formazione o di praticantato anche sostenuti dall'amministrazione in modo da sfruttare l'occasione per imparare anche un mestiere. Questa è l'idea di una città che può funzionare, cioè una città che sfrutta, che si serve anche della cultura, cosa che è avvenuta in tempi addietro. Negli anni 60 la città di Alghero era un fermento culturale, cioè esistevano dei festival cinematografici in Sardegna e due più importanti erano quello di Alghero e quello di Olbia, che portavano qua gli hollywoodiani. Ce li siamo dimenticati quegli anni. Quindi per questo, se vogliamo, se crediamo nell'ipotesi di una crescita civile della società e di una città culturale, votiamo Rosa Cardo. Antonella Scarpato. Sono una giovane lavoratrice e vorrei parlare non a caso di lavoro. Inizio con qualche dato che delinea bene la situazione del nostro paese. Un giovane su tre non lavora, una donna su due è disoccupata. La disoccupazione giovanile in Italia tra i 15 e i 24 anni tocca il 28%, anche se in realtà poi quella reale, che comprende le persone sfiduciate, gli inattivi a causa della crisi, fa salire il dato al 38%. Questi sono i dati Istat che il tanto mediatico delle ultime settimane ci ha riportato. La Sardegna in questo scenario si trova in una situazione unica per lo squilibrio demografico tra giovani e vecchi, unica per le diverse modalità attraverso le quali le donne si avvicinano al mercato del lavoro e unica per le risposte che purtroppo la politica regionale finora ha dato e sta continuando a dare. Nel 2011 la Sardegna è stata tra le prime regioni in classifica per la disoccupazione giovanile, la nostra provincia ha seguito a ruota il trend dell'intera isola. Eppure in questo scenario, in questo tessuto economico e sociale esiste una problematica sotterranea, spesso trascurata, che è quella del lavoro stagionale. Una grande fetta del mercato lavorativo sardo si basa sul sistema di flussi regionali. Cosa vuol dire? Che ad un vertiginoso aumento durante i mesi estivi del tasso di occupazione fa seguito un vero e proprio tracollo durante i mesi invernali. Questo è un fenomeno tipico delle regioni a vocazione turistica, certo, ma ormai stiamo parlando di picchi di 50-60.000 persone che ogni anno acquistano e perdono lavoro nel giro di pochi mesi. Il lavoro stagionale quasi sempre costituisce il primo approccio del giovane al lavoro e sono sicura che la maggior parte dei giovani presenti in sala almeno una volta nella vita abbia fatto la cosiddetta stagione per ottenere il gruzzoletto per campare durante i mesi invernali. Il problema però a mio parere non è di tipo quantitativo ma di tipo qualitativo, è la qualità del lavoro, ciò che deve preoccuparci. Qualità del lavoro in termini di retribuzione, di sicurezza e di legalità. Io sto portando avanti una sorta di battaglia con l'assessore alle politiche giovanili della provincia di Cagliari, ma credo che sia giunto anche per Alghero il momento di impegnarsi in tal senso e di creare quelle che sono le alternative a questo tessuto economico e sociale. In che modo? Attivando delle sinergie, secondo me, non solo con il lavoratore, ma anche con l'impresa stessa, e partendo proprio dal concetto di qualità, dalla qualità del lavoro. Partendo dalla base, iniziando a fornire ai giovani tutte quelle informazioni e la formazione stessa che gli possa consentire di inserirsi e di crescere nel mondo del lavoro, comunicare e insegnare loro quali siano i loro doveri, ok, ma anche i loro diritti di lavoratori e di lavoratori stagionali, tutelandoli e agevolando il loro inserimento. Questo potrebbe essere un primo passo, ma a mio parere non basta comunque. La nuova amministrazione comunale non può limitarsi alla constatazione dell'esistenza di questo problema o alla proposizione di varie soluzioni. L'impegno concreto deve essere quello di assicurare sempre la legalità e la trasparenza, di verificare per esempio che a fronte di concessioni pubbliche venga garantita la valorizzazione delle risorse umane,
una delle strade, delle tante strade percorribili, potrebbe essere quella della formalizzazione delle qualifiche, per esempio. Anche le aziende che operano in un regime di tipo stagionale devono garantire l'attivazione di un piano e di un percorso di crescita per il proprio dipendente. I vantaggi potrebbero essere duplici in tal senso. Da una parte il lavoratore cresce prima o poi può spendere la propria qualifica e la propria professionalità anche al di fuori di un sistema esclusivamente stagionale. Può guadagnare e può essere retribuito in base alla qualifica che gli spetta e non ultimo, anzi secondo me forse sarebbe la prima motivazione, l'azienda stessa in questo modo può coltivare essa stessa le eccellenze al suo interno che possono fare di un territorio e di un sistema turistico, come nel nostro caso, davvero realmente il motore dell'economia di Alghero. Concludo riprendendo un po' una delle frasi dei nostri flyer. Se per battere la disoccupazione occorre rilanciare l'impresa, a mio parere è altrettanto vero che la responsabilità sociale di chi fa e di chi vuole fare impresa deve essere un prerequisito imprescindibile. Adesso sarei sul palco Valdo e vi volevo dire soltanto una parola su questo. Noi abbiamo qui in sala degli ospiti che vengono da lontano, abbiamo in sala delle persone che hanno rappresentato e rappresentano ancora parte della storia e del presente di Alghero in termini politici, ma è stata fatta una scelta. La scelta di far parlare i giovani, le persone che, con un brutto termine che si utilizza, quelli della società civile, come se esistesse una differenza tra chi si impegna in politica e chi non ha una tessera in tasca. L'unica persona che in qualche modo ha una forte visibilità politica ad Alghero che si è scelto di far parlare è Valdo. E questa scelta è il segno dell'unità. È il segno del fatto che non si ha più l'interesse a una visibilità personale, ma attraverso la voce di uno parlano tutti. Prego, Paolo. Grazie mille, Andrea. Io un po' meno. Sinceramente il colpo d'occhio è interessante da quassù, veramente. Come diceva Andrea, insomma, parlare di... Oggi abbiamo scelto volontariamente di fare intervenire interventi soprattutto da una generazione che ha sempre fatto politica nonostante la giovane età, ma sicuramente è fuori dalle decisioni della politica. Bene, io 5 anni fa, 24 anni, invece sono stato eletto consigliere comunale. Ho fatto questi 4 anni e mezzo in consiglio comunale perché gli ultimi 6 mesi me li sono scampati, perché siamo riusciti, dimettendoci, a mandare a casa il nostro poco amato sindaco Marco Terde e restituire alla città, insomma, le chance per poter essere amministrata in modo onesto e intellettualmente, e forse anche non solo intellettualmente. 4 anni e mezzo di consiglio comunale in cui le lotte che abbiamo fatto sono state veramente, veramente tante, e da quelle ripartiremo per amministrarla, perché noi questa città l'amministreremo, perché noi queste priorità le vinceremo. Mi fa specie che Marco le abbia ricordate. Marco ha parlato della 162, la legge sulle disabilità, in un momento in cui il Consiglio regionale tagliava del 50% i fondi che poi sono riusciti, insomma, a ottenere grazie a una lotta dei nostri consiglieri regionali. Alghero evitava di girare queste economie alle famiglie. In consiglio comunale proponiamo una risoluzione per impegnare il sindaco a mettere da parte queste economie. Benissimo, questa gente ci boccia la proposta.
rendiamoci conto cosa vuol dire poi una proposta del genere sulla testa delle disabilità gravi. Abbiamo un centro di salute mentale che apre 6 ore al giorno quando va bene. La norma in materia parla di un centro di salute mentale aperto 24 ore su 24. Bene, anche noi non ce l'abbiamo perché ci siamo dimenticati di presentare in tempo il progetto per la ristrutturazione dello spazio. Questo è accaduto. Abbiamo perso la possibilità di aprire il centro di salute mentale 24 ore su 24 perché ci siamo dimenticati di presentare in tempo il progetto di ristrutturazione dell'immobile. 5 anni di consiglio comunale, ripeto, sicuramente difficili, però importanti. Molto spesso la solitudine l'ho sentita, questo non me lo posso nascondere, però è una solitudine dentro quell'aula, mentre fuori la forza c'era, cioè era la forza dei ragazzi del Cattolico Sociale, la forza di Agliero Viva, ma la forza di tutti i movimenti e i partiti che ho rappresentato in Consiglio Comunale pur non essendo stato la loro scelta diretta per quanto riguarda le preferenze. Bene, ho partecipato, come voi sapete, a un processo importante di partecipazione che si è chiamato Buon Governo, assieme a tanti compagni e tanti amici che sono qua in sala. Ci siamo inventati questo processo perché siamo convinti che la partecipazione sia l'unico metodo vincente di azione politica. Abbiamo incontrato vicinine borgate su temi importanti e abbiamo fatto tutto questo ragionamento per un concetto solo, che è quello dell'unità, che è quello dell'unità della sinistra, perché tutti i giorni camminando per strada l'accusa primaria che ci viene fatta è quella, insomma, di non essere uniti, di pensare ognuno al proprio orticello. Abbiamo deciso di smetterla, abbiamo voluto essere politicamente maturi. Questo è stato il Buon Governo. E politicamente maturi vuol dire mettere da parte le proprie ambizioni lecite, la voglia di apparire dei movimenti, dei partiti lecita, e mettere prima di tutto un progetto. E il progetto vuol dire trovare l'unità per portarlo avanti, perché sennò si continua a urlare, a fare l'opposizione, ma la città la governano sempre i quattro poteri. E questo è stato il motivo per cui io ho deciso di sostenere Rosa Accardo, perché intorno a Rosa si è costruita l'unità. Dietro Rosa ci sono 3 partiti politici, 2 comitati elettorali, 2 movimenti giovanili, insomma dietro Rosa c'è la città, tutto questo. Bene, la classe dirigente di domani sono le persone che sono intervenute fino ad ora, sono i ventenni di oggi, i trentenni di oggi, perché persone che sono sempre impegnate in politica, nonostante, ripeto, la loro giovane età, perché non è vero che i giovani non si interessano di politica. Massimo, quanti anni hai fatto il segretario della sinistra giovanile? Qualche anno fa. Bene, Massimo, per esempio, le Blair ha fatto il segretario della sinistra giovanile, ha fatto il consigliere comunale d'opposizione, ha fatto il consigliere regionale d'opposizione. La classe di giovani di domani non si inventa, si costruisce giorno per giorno. Si dimenticare una cosa più importante, il sindaco che cade. Il sindaco dell'opposizione. Sì. La classe dirigente non si inventa, si costruisce giorno per giorno. Diffidate da chi esce dall'uscio come così, a un certo momento dicendovi che è il nuovo, è il giovane. I nuovi, i giovani, sono qua oggi, sono con Rosa. La classe dirigente si forma, è per questo che ha scelto di sostenere Rosa, perché Rosa sarà la candidatura, sarà il sindaco di passaggio
per poi lasciare spazio a tutta questa bella gente che non vede l'ora di impegnarsi con la freschezza delle loro idee e soprattutto l'entusiasmo che i trentenni e i ventenni ci possono mettere. Facciamo rifiorire Alghero, perché giustamente ora tocca a noi e noi siamo tutti quelli che stanno adesso. Chiamiamo sul palco Luciano Uras, che ci raggiunge da Cagliari, consigliere regionale. Ricordo a tutti che quei foglietti rosa che vi infastidiscono in mano sono fatti per segnare le vostre idee, le vostre domande, e tra poco vi chiederemo di verranno raccolte, verranno portate qui al palco. Grazie. Arrivassero extraterrestri in questo pianeta,
io penso che in questi tempi lo eviteranno, però come si avvicinano cosa vedono? Prima vedono una palla, poi vedono le colorazioni, le terre emerse da quelle invece ancora immerse nell'acqua. E poi che cosa incominciano a vedere? Cominciano a vedere le città, le opere, la muraglia cinese, le piramidi, cioè il frutto del lavoro dell'uomo, la trasformazione di questo nostro ambiente attraverso l'opera umana, quella che storicamente lo caratterizza. Questo è un pianeta abitato, ci sono le persone, e le persone producono, realizzano, fanno cose, e questo realizzare, questa opera che si realizza ogni giorno attraverso il contributo di tutti, questo è il lavoro. Lavoro è un quadro dipinto da un bravo, da un eccelso, da un grandissimo pittore, una scultura, è una casa costruita, il lavoro è quello dei campi, il lavoro è una ferrovia, il lavoro è la realizzazione dell'uomo che cerca di cambiare il proprio ambiente per costruire condizioni di vivibilità migliori. Quindi il lavoro è anche la tutela di questa nostra terra, come la si cura, come la si coltiva, come la si protegge. Questo è il lavoro. E il lavoro quindi è anche realizzazione della personalità, è affermazione delle proprie ambizioni, delle proprie aspirazioni, è la voglia di costruire, di lasciare se stesso nelle cose che si fanno. Non è solo occupazione e disoccupazione, non è capitale umano da utilizzare verso il profitto, è qualcosa di più, è la vita delle persone, costantemente la vita delle persone. Noi lavoriamo più di quanto facciamo altro. La nostra vita è lavoro. Ecco perché quando parliamo di questi temi non parliamo di occupazione e disoccupazione, parliamo di lavoro, di come noi lo costruiamo, di come lo costruiamo perché sia anche, no, l'espressione massima di quella persona, il suo appagarsi per quello che fa, non solo un mezzo per trovare un reddito e per patire la vita. Adesso ascoltiamo Michele Tiras, coordinatore regionale di Sello. Nell'introdurlo dico ancora due parole. Abbiamo detto che abbiamo voluto ascoltare quei primi giovani della città, ma la città per svilupparsi non può chiudersi al suo interno, ha bisogno di altri, ha bisogno di relazioni. Una delle caratteristiche forse a mio avviso più negative della passata amministrazione è stato il suo isolamento. Allora Ghero ha enormi risorse, ha grandi capacità, ma queste capacità deve giocarle in un territorio più ampio, giocarle insieme agli altri comuni a sé vicini. Parliamo dell'area vasta di Sassari, ad esempio, che è un ambito nel quale si sviluppa la programmazione del territorio, ma giocarle ancora in maniera più estesa, quindi a livello anche regionale. All'interno di questa visione, di questa idea di città, è importante quindi ascoltare, non soltanto ascoltarci tra di noi, ma ascoltare anche voci che sono importanti per capire in che modo potremo costruire queste nuove relazioni. Prego. Grazie. Intanto per dirvi che sono orgoglioso di essere qui. Lo sono per una serie di motivi, alcuni più politici, alcuni meno politici. Intanto perché per chi come me proviene dall'interno e neanche tanto distante da qui, da Borole, la linea che collega Borgia ad Alghero
è una categoria dello spirito. La giovinezza, la bellezza e quindi anche tanti ricordi di un'infanzia, di una adolescenza passata qui nei vostri campeggi, ad ammirare le vostre coste, a fare il bagno nel vostro mare, a vedere quanto è bello il vostro centro studi. E oggi venire qua ad Alghero e vedere quanto degrado accoglie il viandante, quanta speculazione accoglie il turista, quanta bruttura è stata gettata su questa città bellissima, fa male al cuore. E però ci parla più di ogni altra cosa della necessità che la politica si riappropri del proprio ruolo nella società. Ed è per questo che, per una ragione più politica, io sono orgoglioso di essere qui assieme a voi a sostenere Rosa Cardo, a sostenere i comitati, a sostenere i giovani che ho sentito parlare, perché penso che qua ci sia una possibilità di rilancio di questa città e di uscita da questa bruttura nella quale qualcuno l'ha voluta gettare. Serve un progetto unitario, diceva Valdo di Norfo, dicevano altri, serve una nuova idea, serve che la politica si rimetta al centro dei processi decisionali, serve che qualcuno sia chiamato a responsabilità e a pagare il conto per quello che è stato fatto ad Alghero e per quello che Alghero potrebbe essere e oggi colpevolmente non è. Serve chiamare a responsabilità la destra, serve a chiamare a responsabilità quanti hanno pensato in questi anni, anche in questi ultimi mesi, che la politica potesse abdicare al proprio ruolo per cedere ad altri, fossero i mercati, fossero i grandi potentati della speculazione edilizia, fossero i tecnici. No, la politica è altro, la politica parla della città e del vissuto materiale. È da qui che dobbiamo ripartire se vogliamo ricostruire Alghero, se vogliamo ricostruire assieme a Alghero un pezzo significativo di Sardegna e le trame fra i grandi centri e le grandi culture, i grandi filoni di pensiero che ci sono in Sardegna. Noi dicevano solamente qualche mese fa, non è passato poi tantissimo da quando una fiumana, uno sciame, il vaso Cagliari erano i giovani, quelli che dice che non partecipano più alla politica, quando centinaia di persone ci accompagnavano tanto da farci sentire soli quando uscivamo in due o tre nella nostra campagna elettorale per Massimo Zedda. Qualche mese fa qualcuno ci diceva, e sono gli stessi che oggi ce lo dicono ad Alghero, che per vincere in una città moderata serve un moderato, serve un borderliner, serve uno che magari può assomigliare nel cognome anche a chi ha diretto notorie trasmissioni su Rai 3 e che dichiara come punto aggiuntivo della propria capacità politica di aver votato con orgoglio da altre parti in altre situazioni. Dice no, nelle città moderate bisogna prendere il voto dei moderati, quindi bisogna assomigliare un po' a loro. No, io penso un'altra cosa e penso che Cagliari abbia testimoniato questo e vogliamo portarvi questa testimonianza, che le persone hanno bisogno di chiarezza, hanno bisogno di un progetto politico, hanno bisogno di volti nuovi, hanno bisogno di gente seria, capace, trasparente, che restituisca speranza di fronte alla sfiducia che c'è. Vedete, la nostra è una società talmente precarizzata che ormai si dice che questa è la cifra della modernità. E la precarietà non è neanche tanto e solamente il contratto atipico, non è tanto e solamente lo scardinamento dello statuto dei lavoratori, la precarietà è un fatto esistenziale, la precarietà è esclusione, è incertezza sul futuro. E chi sono i primi ad aver subito i processi violenti di precarizzazione della nostra società se non i giovani, quelli che hanno parlato oggi e riprendono la speranza, e se non le donne che noi candidiamo a sindaco come indicazione di un futuro diverso possibile, di una speranza che c'è. Ecco, noi oggi abbiamo voluto fare, diciamo, questo tragitto da sud a nord della Sardegna per venire a portarvi una testimonianza di fiducia, perché a Cagliari ci siamo riusciti, se a Cagliari è possibile anche altrove, e per dirvi che tutta la Sardegna si sente unita in questa vostra battaglia, e tutta la Sardegna di sinistra e di sinistra Ecologia e Libertà e le persone democratiche che guardano al bisogno di innovazione che c'è in questa società si sentono rappresentati dalla battaglia che voi state conducendo oggi nel centro-sinistra e domani per prenderci Alghero. Vi ringrazio.
faccio da chiave. Sarò brevissimo, mi chiamo Elias Vacca, aiuto a Rosa nella campagna elettorale. Abbiamo raccolto delle domande che voi avete posto e avete segnato su questi foglietti rosa. Siccome Rosa fra un attimo interverrà per darle qualche spunto ulteriore, io mi permetto di leggere sinteticamente alcune delle cose che sono arrivate. Non saranno naturalmente tutte, però questi fogli verranno conservati, verranno trasfusi nel sito e nel gruppo che sostiene Rosa e saranno oggetto di approfondimento e di risposta anche in... Grazie. No, non c'è il tempo massimo, va bene anche adesso. Verranno trasfusi sul sito e le risposte che non potranno essere date stamattina arriveranno nei prossimi. Qualcuno ha chiesto come si pensa di gestire il buco delle finanze nel comune di Alghero, che è il grande convitato di pietra di queste elezioni, e come si pensa di contendere alla lobby dei costruttori, che è trasversale politicamente, il dominio della città. Come pensiamo di rispettare l'anima profonda della nostra città, terra d'approdo, aperta al mondo, accogliente e generosa verso tutti quelli che si mettono in viaggio verso la lotta della speranza. Facciamo qualcosa per far entrare in porto le tante navi da crociera che d'estate sono costrette a fermarsi nella rada, sarebbe una fonte di rilancio dell'immagine della città. Affrontare questo, sente meglio. Bisogna tenere conto dei rapporti con la realtà dell'Agro, Fertilia, Santa Maria la Palma, Guardia Grande, cercando di non isolare e penalizzare la popolazione che vive nell'Agro. Ci sono riferimenti al piano urbanistico comunale, meno cemento e più lavoro. Che cosa si intende fare per valorizzare l'agricoltura e l'allevamento ormai in stato di coma? Ci sono anche dei suggerimenti, non ci sono soltanto domande. Consulta giovanile come viene intesa, rapporto fra le donne e la politica, gli spazi dei giovani come si intendono, come bloccare la fuga dei cervelli. Per la verità nella passata amministrazione erano fuggiti dei cervelli, ma i proprietari erano rimasti. Chi lavora in Alghero per loro è una Partito Democratico non è un partito di sinistra, perché non ci si sgancia completamente dal PD? A questo possiamo rispondere perché vorremmo anche vincere le elezioni, oltre che le primarie. Tu sei la candidata a sindaco, faresti alleanza con chiunque pur di metterti quella fascia? Sono stanca di essere trattata come cittadina di serie B perché non ho la fortuna di abitare nel centro storico, ma nell'ormai dimenticato nel centro storico, ma nell'ormai dimenticato quartiere di Sant'Agostino, dimenticato da tutte le amministrazioni comunali. Esistono finanziamenti per la riqualificazione del cotonificio. Riguardo alla 162 abbiamo assistito a tagli vergognosi e ritardi nei rimborsi, non sarebbe il caso da parte dell'amministrazione di anticipare le somme. Ritieni che ci siano delle azioni della precedente giunta, qualche progetto da salvare e che si intende portare avanti? Che cosa pensi e che cosa intenderesti fare a proposito del PLUS, il piano locale unitario dei servizi alla persona di Alghero? A proposito di decoro, la raccolta dei rifiuti urbani a Sassari utilizzano, e nelle frazioni della Nulla utilizzano questo servizio, i vari cassonetti di diverso colore a seconda dell'utilizzo. Quindi una maggiore attenzione al decoro anche sotto questo profilo. Abbiamo ancora nell'agro di Alghero risiedono 2700 famiglie prive di condotta idrica e che sono servite con le autobotti non sempre disponibili e quindi con difficoltà e cattivo servizio. Che cosa pensi della commissione pari opportunità, perché nella vecchia giunta era solo perdita di tempo nell'ascoltare le varie problematiche della città? In relazione alla tossicodipendenza, se è possibile attivare qualcosa come l'unità di strada per cercare di agganciare precocemente chi è a rischio di tossicodipendenza o chi versa in stato di tossicodipendenza. Che cosa pensi della pista ciclabile e dei problemi che ha prodotto e di come è stata realizzata? E poi se sia possibile far svolgere sotto forma di volontariato a giovani motivati una qualche attività di rilevanza pubblica attingendo magari a progetti della regione e con questo abbiamo finito. Hai un po' di materiale anche di cui parlare. Grazie.
Forza. Tra Massimo Ortega di chiedere il bilancio degli Stati Uniti per soddisfare tutte queste richieste. Io sono molto contenta che ci siano tante richieste, tanti suggerimenti. In questa mia esperienza mi si chiede molto di parlare. Io parlo, insomma, faccio anche questo, però io sono una persona che per professione ascolta, ascolta gli altri, ascolta le storie, i bisogni e molto spesso anche le proposte. Quindi in questo senso mi viene molto facile ascoltare, lo sto facendo tanto, sto ascoltando moltissime persone, moltissimi gruppi e molte proposte, questo mi aiuta e spero che la mia abitudine professionale all'ascolto e al coinvolgimento di risorse sia utile anche in questa esperienza politica e spero amministrativa, e così come lo è stato nella vita personale e professionale. Vorrei un po' fare una ricognizione di questo percorso e spero anche nel frattempo di rispondere a molte di queste domande. Questo percorso di dibattito sulla situazione di Alghero si è avviato circa nell'ultimo anno, diciamo, ed è stato una novità assoluta in un torpore che in questi ultimi anni ci ha purtroppo coinvolto, nel senso che non c'è stato molto dibattito pubblico se non nelle aule consiliari, non c'è stata molta azione dei partiti, dei movimenti e dei cittadini, sì, lamentele, però non molto condivise. Nell'ultimo anno quindi si è creato un movimento di discussione sulla situazione della comunità che ha coinvolto diverse centinaia di cittadini, diverse associazioni e diversi partiti. E all'interno di questo movimento che ha fatto capo appunto al gruppo del buon governo c'è stata una immissione, diciamo, di energie, di dibattiti, di proposte che è stata molto innovativa secondo me rispetto alla situazione che stavamo vivendo. E in questo fervore di dibattito è intervenuta il periodo, insomma, preelettorale, la scadenza, diciamo, di presentazione delle candidature, e per cui c'è stata da parte delle persone che hanno portato avanti questo dibattito l'esigenza di individuare un candidato. Come è stato detto in precedenza, abbiamo fatto un grosso sforzo di unità e potevamo fare di più, però la situazione è questa e ritengo comunque che la sintesi che ne è scaturita sia soddisfacente. Secondo me comunque un primo risultato di questo processo è stato il fatto che tutte le tematiche che sono scaturite da questo dibattito sono comunque in grande parte sono presenti nei programmi dei candidati del centro-sinistra. Questo è secondo me un risultato, cioè il fatto di condannare le logiche clientelari, di proporre una maggiore trasparenza nelle azioni amministrative e nelle scelte amministrative, l'esigenza di condivisione con i destinatari delle azioni, delle modalità attraverso le quali queste azioni si intraprendono, le soluzioni di battute,
in fatto di socializzare gli atti dell'amministrazione, attivare processi di discussione sulle scelte, l'importanza data alla scuola, la rivitalizzazione dei quartieri, l'aspetto anche fisico della nostra città che, come è stato detto, non è armonico, non è piacevole. E il fatto che ci siano appunto larghe zone della città che non hanno nessun tipo di progettazione e sono solamente degli ammassi di case, non hanno assolutamente nessuna logica dal punto di vista dell'abitare, dei servizi e della viabilità, eccetera. Quindi da questo dibattito è venuto fuori, secondo me, una nuova concezione che spero che sarà una prassi dei nuovi amministratori, del sindaco, ma anche di quelli che collegialmente condivideranno con lui l'esperienza dell'amministrazione. Primo fra tutti è quello del diritto di cittadinanza, cioè del fatto che tutti i cittadini abbiano una possibilità di far valere i propri diritti, di esercitare i propri diritti, di assolvere i loro doveri, che sono quelli appunto di pagare le tasse, di rispettare le regole, di avere una coerenza rispetto agli impegni che si prendono e quindi di contro di richiedere che i nostri diritti vengano soddisfatti e di non chiederlo attraverso favoritismi, attraverso clientele e favori richiesti al politico di turno. Ieri abbiamo svolto nella nostra sede un dibattito sul lavoro e un ragazzo diceva che si costituisce una forma mentale del clientelismo, sembra che quella sia l'unica modalità per ottenere il soddisfacimento dei nostri diritti e questo è degradante per la persona ed è qualcosa che depaupera la società medesima. Un'altra tematica molto rilevante che è stata appunto dibattuta all'interno di questo movimento che c'è stato nell'ultimo anno ad Alghero è quella del disagio, di quelli che devono essere gli interventi nei confronti delle persone che anche solo temporaneamente si trovano in una condizione di difficoltà. E, appunto, il disagio va affrontato con interventi che siano volti a non fissarlo nel tempo, a non fissarlo all'interno di intere generazioni che si susseguono e va affrontato con politiche volte all'inclusione, all'attivazione delle risorse delle persone. E, in questo senso è importante che i servizi che si rivolgono alle persone con disagio non siano unicamente dei servizi che mettono una pezza, che fanno un intervento riparativo per poco tempo, ma siano dei servizi che vengano in qualche modo collegati a tutti gli altri interventi delle amministrazioni, che sono le politiche del lavoro, della casa, della scuola, la fisionomia dei quartieri, i servizi ai quartieri e quindi in questo senso è importante che vi sia proprio il tentativo di migliorare una condizione attraverso le risorse di quella persona e di quello che gli sta intorno. Una città dove molti stanno male non può essere una città dove si sta bene. C'è una larga parte della popolazione che patisce una condizione di disagio, non si può vivere bene e soprattutto se si ha una vocazione turistica, nel momento in cui si sta male in un posto non si può essere accoglienti neanche nei confronti di chi viene qui
per motivi di viaggio. E un'altra linea che dovrà guidare i nostri futuri amministratori è quella della, di fare delle scelte diciamo sostenibili per la nostra collettività. È stato detto più volte che ci sono dei problemi impellenti, bisogna risolvere il problema del depuratore, è chiaro, bisogna risolvere il problema della viabilità, però il tutto deve naturalmente avere una finalità immediata, ma deve avere una finalità in prospettiva. Noi abbiamo una città con grandi potenzialità, vi è stata però una sottrazione di slancio perché non c'è stato un disegno su come questa città doveva essere. Questo è un compito di chi amministra ed è un compito degli adulti, secondo me, è un compito anche di noi genitori, non pensare solamente a quella che è la situazione immediata, ma pensare a quelle che sono le prospettive per i nostri figli, pensare a come la città, come vogliamo noi la città per i nostri figli. Questo naturalmente non può prescindere da come la vogliono i nostri figli la città, nel senso che non può essere pensata da degli adulti una soluzione che è per la generazione futura, però insomma l'avete visto anche voi e lo sto vedendo io moltissimo in questo percorso. I giovani sono una risorsa, è una parola che sono impassionata, però inesauribile, ed è vitale che loro partecipino a un processo di progettazione per quello che sarà il loro futuro. Hanno moltissime energie e competenze ed hanno, come è stato detto, anche la freschezza e la fantasia che a noi manca. E questo deve essere un patrimonio che noi non dobbiamo assolutamente disperdere attraverso il fatto che poi le nostre energie, i nostri ragazzi vanno a portarla fuori questa risorsa e la sottraggono a noi. Quindi è molto importante agire soprattutto per la scolarità. Un cittadino che non ha gli strumenti culturali per avere una capacità critica nei confronti della realtà che affronta, una preparazione professionale, non può dare completamente il suo contributo. Quindi è importantissimo sostenere la scuola, e quando parlo di sostegno alla scuola non parlo solamente di strutture scolastiche, perché anche quelle sono importanti, di edifici, di palestre, parlo anche di tutti i supporti, e qui l'azione del comune è molto importante perché i ragazzi non escano dalla scuola, permangano in un circuito scolastico e abbiano la possibilità quindi anche di maturare sotto l'aspetto civico, sotto l'aspetto della loro formazione e sotto l'aspetto professionale, che sarà poi tutto questo loro lo riverseranno nella loro vita di cittadini. In questo noi abbiamo delle grosse responsabilità e le dobbiamo assolvere, dobbiamo permettere ai ragazzi di avere strumenti per andare avanti e anche per criticarci, perché insomma questo è molto importante. Solamente dal cambiamento, dalla critica di quello che si è costruito si determinano le innovazioni. E allora, le domande che mi sono state fatte sono tantissime, io non ho la presunzione di rispondere adesso, insomma ci rifletteremo insieme e daremo anche in seguito delle risposte. E mi viene soprattutto da, insomma, la prima domanda, la domanda insomma, più immediata che attiene alla mia professione, quella del plus, fatto da quella. Il plus non è una cosa che riguarda solamente i servizi sociali,
Il PLUS è una modalità molto innovativa di progettazione integrata tra gli interventi di tipo sanitario, sociale, ma anche di quelli educativi, scolastici, del territorio, anche in termini di risorse economiche. E questa naturalmente è un processo, la legge che ha istituito il PLUS è del 2005, quindi è relativamente recente, è un processo che si è avviato e in alcune zone ha portato degli ottimi risultati, in altre di meno. Io ho partecipato personalmente all'avvio di questa progettazione con molto entusiasmo, perché credo che sia quella la forma da seguire, quella della progettazione partecipata attraverso i tavoli tematici, attraverso le conferenze di programmazione e le conferenze dei servizi. Ad Alghero questa progettazione ha avuto dei vizi iniziali. Non lo dico perché sono algherese, però il fatto che il comune capofila del distretto di Alghero sia Bonorba è una pecca che noi stiamo pagando in maniera molto pesante. Questo perché? Perché Alghero ha la metà della popolazione del distretto, ha sicuramente anche le energie e gli strumenti per indirizzare in maniera più compiuta questa progettazione, che se, a mio giudizio, non ha portato sino ad ora i vantaggi che avrebbe potuto portare, perché è stata presa sotto gamba dall'amministrazione precedente, che insomma, non ha ritenuta una tematica importante, così come quella dell'edilizia o di altro. E poi appunto si è parlato molto di agricoltura e di abitare nelle borgate. Il nostro progetto è quello di fare appunto quello che agire perché l'amministrazione possa intervenire affinché l'agricoltura ritorni ad essere una risorsa di questo territorio, non ci sia un indirizzo economico unicamente nei confronti di una attività, ma ci sia un collegamento tra le diverse attività produttive, e l'agricoltura in questo senso è molto funzionale anche all'offerta dell'ospitalità, della recettività di questo territorio. E il nostro progetto appunto è quello di intervenire affinché le realtà agricole che ci sono nel territorio vengano potenziate, e anche perché ci sia uno stimolo all'abitare nelle borgate, affinché le borgate proprio abbiano i servizi essenziali che servono appunto per il loro funzionamento, e che ci sia anche una rivitalizzazione in termini di comunità, oltre che come unità produttive del territorio. E in questo senso la nostra idea è che si debbano anche attuare delle forme di incentivazione all'abitare all'interno delle borgate dell'agro, che appartengono appunto alla nostra tradizione e sono comunque anche una possibilità di residenzialità all'esterno, diciamo, del centro della città, naturalmente con dei vincoli e delle regole ben definite. Allora, ho perso un po'. Il discorso appunto che riguarda l'agricoltura naturalmente riguarda anche l'allevamento, perché è stato uno dei temi che sono stati toccati, perché anche questo, che potrebbe essere una potenzialità per la nostra per il nostro territorio, è in realtà ridotto a delle attività produttive molto limitate, diciamo che siano solo due le aziende che producono nel settore dell'allevamento nel territorio. E non so se mi volete ricordare qualche altro intervento. Sì, io direi insomma che insomma, anche perché non voglio dilungarmi, ci sono altri interventi, che io apprezzo molto
fatto che ci siano state tante richieste, tante domande, e queste noi le utilizzeremo per fornire delle risposte, ma anche per trarne degli spunti per la progettazione. È molto importante che l'azione di un'amministrazione coinvolga continuamente il contributo delle persone che poi sono i suoi destinatari. E voglio concludere un po' il mio intervento ricordando una promessa, perché di questo si tratta. A 11 anni ho fatto la promessa scout, io sono una vecchia scout, ho fatto questa esperienza estremamente formativa per i ragazzi e avevo fatto la promessa di fare del mio meglio. Penso che questa sia stata una pietra miliare nella mia vita e penso e spero, insomma, chi mi conosce forse lo può dire più di me, di aver fatto del mio meglio in questi anni come persona, come professionista, come mamma, spero, e anche come politico. Spero di fare del mio meglio anche come sindaco di Alghero. Farvi notare soltanto una cosa. Rosa ha questa capacità di entrare nei dettagli delle cose, come dicevo all'inizio, nelle piccole cose che sono fondamentali per costruire davvero il nostro percorso futuro. È facile per alcuni parlare per slogan, essere efficaci dal punto di vista così dell'emozione, ma esiste anche una dimensione importante, quella sulla quale davvero noi dobbiamo scommettere, ed è la capacità di portare seriamente avanti il lavoro. E per portarlo avanti seriamente bisogna conoscerlo. E Rosa, attraverso il suo ascolto costante del territorio, molta parte la conosce e continuerà, attraverso la sua capacità di ascolto, a capire e a studiare insieme a tutti noi le soluzioni. E per questo la ringraziamo. E adesso un applauso per Massimo. Buongiorno a tutti, io ringrazio per avermi consentito una domenica fuori porta ad Alghero, che è la città delle fughe da Cagliari, per trascorrere dai ragazzini alcuni giorni d'estate o a Pasqua. Per noi cagliaritani era la meta di villeggiatura e cercherò di stare nei 10 minuti, poco più, per non perdere voti, essendo quasi l'ora di pranzo e le abitudini giustamente vanno rispettate. Io ho sentito gli interventi di Marco, di Francesca, di Nadia, di Antonella e poi di Valdo, che vabbè è già come più strutturato politicamente, e mi pare che il segnale di una generazione che mette a disposizione idee, passione, coraggio, entusiasmo sia negli interventi di quei ragazzi che hanno preceduto i nostri interventi. E poi nell'intervento ovviamente di Rosa, che quindi, chi io non la conoscevo, ma non bene, cioè, chi nella campagna per le primarie parla di necessità di avere un moderato, beh, non mi pare insomma che l'intervento fosse fuori dalle righe, con toni accesi. Il problema è che a noi vanno bene i moderati, perché le persone moderate, pacate, che parlano in modo semplice, che parlano in modo concreto, che non alzano i toni, che non amano lo scontro verbale, sono, come dire, cose che ognuno di noi, dovendo descrivere un amico,
un collega di lavoro, sono aspetti positivi nel descriverlo, non sono espressioni negative nel descrivere un'altra persona. Quello che a noi non piace è il moderatismo, che è un'altra cosa, e cioè che il fatto di non riuscire a pronunciare un sì o un no, di non esprimere un'idea su qualcosa o su qualcuno, per la parola di scontentare qualcosa, per come quelle che hanno detto loro, come i ragazzi prima, agli speculatori, che sì, vedranno come pericoloso venir meno la speculazione e l'arricchimento delle loro tasche, e se ne facciano pure una ragione. Ma un conto è appunto la moderazione e un conto è il moderatismo. E poi mi sia consentito, proprio perché lei, Rosa, deve unire, aggregare, lanciare messaggi di serenità, chi ha votato, vota o voterà il centrodestra alle elezioni, non è che si può riconoscere nel campo del centro-sinistra, vada nel campo del centrodestra. Bravo. E rimani sempre di sinistra. Se esprimi idee e voti di destra, sei di destra, non sei di centrosinistra, perché attiene alla serietà e alla coerenza. Dopodiché le elezioni, le primarie, sono un aspetto interno di ragionamento e di discussione del centrosinistra, dove ci si confronta tra uguali, o almeno tra persone che dovrebbero avere un DNA comune. Poi si esprimono, certo, dovendosi e dovendoci confrontare idee, sfumature, argomenti, posizioni differenti tra loro. Quello che però non si deve consentire, o comunque non può essere consentito, è che alle primarie, come dire, sì, vabbè, però non è bene che ti candidi, perché se ti candidi, come dire, togli i voti a un altro del candidato. E se proprio comunque dovremmo candidare qualcuno alle elezioni comunali venendo ad Alghero, come a Cagliari, no, da un governo di centrodestra, ebbene candidare uno che è più vicino al centrodestra. Tanto vale candidiamo Berlusconi, è più vicino. No, se dobbiamo scegliere l'esponente di punta, anche il più ricco economicamente, cioè riuscirebbe a reggere una campagna elettorale, no? Beh, cioè, tanto vale puntiamo ai mediani, cioè, perché ci dobbiamo accontentare del moderato vicino al centrodestra, tendente al moderatismo locale. Il tema è che qui non si sceglie il leader del centrosinistra, non si sceglie il segretario di un partito, si sceglie chi meglio può rappresentare quei sogni, quelle ambizioni, quella voglia di amore per la propria città che si deve trasformare in un miglioramento delle condizioni della città e di vita per le cittadine e i cittadini algheresi. Questo è. Quindi in questa sala potranno esserci persone che hanno votato centrodestra. Non mi stupirebbe che abbiano deciso di cambiare opinione anche per le ultime vicende legate al centrodestra e che hanno scelto e deciso di schierarsi nel campo del centrosinistra. Ma non l'abbiamo candidato, però. Beh, c'è una differenza. Un po' di educatore, e l'altro aspetto è quello relativo alla vicenda tutta interna, no? Dice, ma bisogna capire chi meglio potrebbe vincere e fare il sindaco e vincere le elezioni dopo. Non so, lo lasciamo decidere i cittadini, non lo so quale sia il candidato ideale, no? Il profilo del candidato ideale non c'è. C'è un confronto tra sei un pari candidati che si confrontano su temi, idee all'interno del centro-sinistra e che portano a disposizione della platea, dei cittadini e delle cittadine algheresi la loro idea di città e che aggregano uomini, donne, giovani, diversamente giovani, su idee e passioni
che sono più vicine ai sentimenti, alle idee, alle persone dei tanti che condividono quel progetto, né più né meno. Non c'è uno scontro, perché poi chi invece in questa fase delle primarie tende a parlare con la pancia, no? Parlare peggiori sentimenti, per cui quasi si vede negli altri candidati, ma interni al centrosinistra un nemico, e l'avversario un altro, è il centrodestra, è coloro che hanno speculato, sono coloro che hanno detto che la precarietà era la manna che avrebbe risolto tutti i mali e avrebbe dato felicità e gioia a tutti. E su questi temi, guardate, non è che si possa parlare solo di temi generali o particolari, si deve parlare degli uni e degli altri, perché si reggono insieme, perché chi ha un'idea di sviluppo del paese in una certa direzione, sicuramente nel momento in cui dovrà guidare una città come Alghero, applicherà quelle ricette del lavoro, della serra di clientela, del lavoro sicuro, ben retribuito, della possibilità data a tutti e non ai pochi amici o amici degli amici, applicherà questo senso di buona politica, lo applicherà anche nell'amministrazione di Alghero. Se invece uno predica bene a Roma e razzola male ad Alghero, non avrà buon fine questa politica. E allora sulla qualità del lavoro, sui temi dell'istruzione, della cultura, degli spazi culturali, della disoccupazione, della precarietà, del diritto di cittadinanza, di intervenire, di poter partecipare alle scelte, di essere coinvolti, sono tutti temi che sono nostri, che attengono a quel che è l'obbligo del centro-sinistra, il dovere del centro-sinistra, tenere presenti questi punti, svilupparli, coinvolgere altri su queste tematiche. E mi soffermo su una questione che è quella del lavoro. Anch'io di recente in un dibattito ho espresso una qualche perplessità sulla scelta politica del governo Monti. Guardate, Monti è un signore, un galantuomo, per fortuna si è passati da colui che rappresentava il paese facendo discutere il mondo dei propri vizi privati a un primo ministro sul quale ci si può confrontare sulle idee, i progetti e la politica che mette a correre per il governo del paese. È sicuramente un passo in avanti, nessuno lo nega. Però se si deve discutere di politica, di scelte che il governo fa, a nessuno di noi può essere concesso o richiesto di mettere in stand-by l'intelligenza, di non avere senso critico, perché quelle idee sono le stesse che dalla Thatcher in poi hanno portato in Europa un arretramento, non un passo in avanti. Perché se l'Europa è l'Europa, l'Italia e la Sardegna con essa, è alla fin fine anche Alghero, è il paese nel mondo, sono le città, le regioni, il continente dove si vive meglio al mondo, sarà anche per l'introduzione di diritti, per il fatto che ci sia uno Stato sociale che va incontro ai bisogni dei cittadini, per aver accorciato la distanza tra chi non ha e chi ha troppo. Queste sono le questioni. E allora su questi aspetti, i diritti, il lavoro, la tutela del lavoro, l'interesse pubblico più generale, che si tratti di beni pubblici o di servizi pubblici, sono ciò che ha consentito all'Europa di essere il luogo dove si vive meglio al mondo, e che rischia invece oggi di mettere in discussione questa possibilità che era data a noi cittadini europei, proprio perché ci caratterizzavamo come lo Stato, con l'introduzione dello Stato sociale, con un paracadute per tutti coloro che sono stati più sfortunati o che hanno avuto difficoltà. Mettere in discussione questo rischia di pregiudicare il futuro di milioni di cittadini europei. E allora è per questo che forse prima di continuare in un solo, in una direzione già tracciata e che ha prodotto danni, è bene riprendere, come dire, a parlare delle cose, a ragionare su queste, avendo presente però
che una società che impoverisce, che ha meno, non può essere una società dove anche le imprese, il mondo del commercio, dell'artigianato diffuso, della piccola e media impresa, vivrà meglio in assenza di coloro che avranno le possibilità di comprare. Perché da noi questo è, qualche volta si mette in discussione questo, in contrapposizione, no? Per favorire gli uni bisogna mortificare gli altri. E allora cioè, non è così, è proprio il contrario. Meglio si sta tutti e meglio, come dire, sarà la società che ci circonda, il benessere diffuso sarà realmente diffuso e non solo concentrato nelle mani di poche persone. Perché da quando ho iniziato a fare politica, fin da giovanissimo, mi è stato raccontato che veniva declinato, veniva raccontato in giro, meno Stato e più mercato. Le regole impediscono lo sviluppo, le leggi mortificano chi vuol fare. Alla fin fine, persino negli Stati Uniti, che è il paese del mercato, del libero mercato, della concorrenza, viste le speculazioni finanziarie e il fatto di aver moltiplicato e ottenuto soldi sui soldi e non sul lavoro, su beni che venivano prodotti, alla fin fine persino negli Stati Uniti si pensa a introdurre regole che garantiscano lo Stato, garantiscano la società e garantiscano i cittadini da coloro che speculano a danno di tanti per fare gli interessi di pochi. Una delle grandi questioni applicate anche ad Alghero, al lavoro quotidiano che io mi auguro dovrà svolgere Rosa da sindaco di Alghero, io credo che vadano applicate anche nella pubblica amministrazione, perché poi ci si candida a governare una città, ma ci si candida a governare una pubblica amministrazione complessa, fatta di uomini, donne, di lavoratori, di pratiche e procedure amministrative che vanno semplificate proprio per aiutare il mondo dell'impresa, il mondo di coloro che vogliono produrre e dare occupazione. Lo vivo a Cagliari, lo vivrà Rosa D'Alghero. Chi ha attenzione, interesse sull'urbanistica, sull'edilizia, che non è una parolaccia, per carità, perché la riqualificazione urbana, le infrastrutture strategiche, la sistemazione delle strade, dei marciapiedi, la costruzione di luoghi o la risistemazione di cubature esistenti sono spazi e opportunità che si aprono per tutti, ma quella burocrazia che frena favorirà alcuni e non consentirà invece a tutto un mondo di imprese di lavorare. Avverrà nell'edilizia, se non ci si mette mano, avverrà nelle attività produttive, nel mondo del tessuto economico e nel commercio cittadino. E per quanto riguarda la politica, io credo semplicemente che la passione politica e le idee, la voglia di cambiamento non siano, giustamente come diceva Valdo, un'invenzione per cui si prende il primo che passa per strada e lo si candida. È un lavoro costante, quotidiano, di sacrifici, di rinunce, molto spesso persino di riduzione degli spazi di vita personale e privata. E non si diventa dirigenti politici o persone impegnate politicamente vivendo nelle stanze del potere o peggio ancora sotto l'ala protettrice di qualche potente di turno, ma invece nel confronto quotidiano e costante con i cittadini, con le cittadine, con i bisogni della città, delle realtà locali, delle periferie come delle zone centrali. E così si diventa, come dire, buoni politici. E non è un'operazione in solitudine, perché la politica non è l'operazione del singolo al quale si delega tutto in modo tale che faccia e che poi verrà giudicato dopo 5 anni di governo, ma è un'operazione collettiva che serve a coinvolgere altri, a stimolare sentimenti, a suscitare passioni, proprio perché quelle proposte che mette in campo Rosa oggi siano difese da un mondo, che è quello presente oggi qui, tutti voi, che avendo condiviso quelle proposte, avendo sostenuto quelle idee, le faranno proprie e le difenderanno, perché non le hanno subite, ma le hanno, come dire, ma sono scaturite da una proposta che è venuta da ognuno di voi. Questa è una delle sfide più difficili della politica oggi. Allora, per
Per chiudere, siccome sono cresciuto a fare politica, l'organizzazione delle elezioni è una scienza esatta. Non è esattamente esatto o possibile anticipare ciò che avverrà nel segreto dell'urna, ma l'organizzazione delle elezioni è una scienza esatta. E allora, siccome da oggi fino al voto mancano ancora alcuni giorni, si vota il 12, ognuno di voi è un cercatore di voti da qua, molti di voi l'avranno già fatto, ma da qua a una settimana ognuno di voi deve andare a raccogliere ogni singolo voto, perché i voti si contano uno a uno. E si può segnare e raccogliere i voti non fino al 90° minuto, ma fino a che l'arbitro non fischia, perché si può anche distrarre l'arbitro qualche volta. E allora si può cercare l'ultimo voto fino all'ultimo secondo utile, convincendo amici, parenti, conoscenti, persone che hanno votato per altri partiti della coalizione di centrosinistra, che devono scegliere il loro sindaco, dicendogli quello che vi ho detto prima, che non stanno scegliendo il segretario di un partito, stanno scegliendo chi per 5 anni amministrerà, o meglio, noi candideremo nella sfida più importante, quella contro il centrodestra, per amministrare la città di Alghero, e per 5 anni dovrà, se ci sarà consentito dalle cittadine e cittadini algheresi, di vincere e governare la città, e quindi che colei, in questo caso, che meglio può rappresentare l'idea di città che ognuno di voi ha in mente. E così, bisogna coinvolgere e convincere altri, perché altrimenti la battaglia è persa in partenza, e tanto valeva non combatterla neanche la battaglia. A me, a Cagliari, me l'hanno detto di tutti i colori, immagino ne stiano dicendo di tutti i colori a voi, e rimandatela al mittente. È semplicemente con serietà, coerenza, forza di volontà, convincete altri per una causa che è buona, e che è quella di un Alghero governata meglio in base alle esigenze possibilmente delle giovani generazioni, che oggi, a mio parere, il futuro delle giovani generazioni oggi è la preoccupazione della generazione delle madri, dei padri, delle nonne e dei nonni. E allora dare un messaggio di speranza e di fiducia alle giovani generazioni è un messaggio che rassicura anche le generazioni che hanno qualche anno in più della mia, perché altrimenti in questo paese, un domani, quando solo l'egoismo sarà la parola d'ordine diffusa, solo l'indicazione del ognuno salvi se stesso, perché ognuno basta a se stesso, che ha prodotto i danni sociali che abbiamo sotto gli occhi, solo invece da un aiuto alle giovani generazioni un domani non vivremo un dramma sociale ancora più grave di quello che stiamo vivendo oggi. Perché immaginate voi quando la mia generazione, le generazioni più giovani della mia o quelle di poco più grandi della mia, andranno all'INPS a chiedere quanto avranno di pensione. È un'intera generazione, una popolazione, un popolo di italiani, e di italiani scoprirà che non arriverà alla fine del mese, ma che avrà una qualche difficoltà dal 27 a iniziare il mese successivo. E allora porre queste questioni oggi è un'urgenza per non avere questioni drammatiche che ricadranno su di noi un domani. Ed è per questo che le questioni più generali, che non attengono ovviamente alla risoluzione dei singoli problemi di Alghero, dalle strade, ai marciapiedi, alle qualificazioni urbane, alla tutela del territorio, alle spiagge, al lungomare, alle piste ciclabili, sono però questioni che vanno poste, perché un domani anche le cittadine e i cittadini algheresi, già oggi interessati da precarietà e disoccupazione, potranno essere interessati a ulteriori problemi se non poniamo noi l'attenzione oggi, anche a livello nazionale, di queste questioni che sono interesse più generale per un paese migliore un domani. Grazie e buon lavoro.